Benvenuti, buon pomeriggio, buona serata in questa puntata del Centro Studi e Ricerche CTA 102 in cui ospitiamo il dottor Angelo Indelicato, che io ringrazio tantissimo per essere qua. Buonasera, bentrovati a tutti. E in questa serata di che cosa parliamo? Parliamo del mito norreno. Allora iniziamo subito, io esordisco subito con una domanda che aiuterà senz'altro a fare chiarezza. Dunque, si parla di mito norreno e si parla di vichinghi, però mi è parso di capire da alcune cose che ci siamo detti che il popolo norreno e i vichinghi vanno un attimino distinti. Allora iniziamo proprio da qua per poi raccontare le circostanze storiche in cui si muove questo Pantheon meraviglioso. Esattamente, anche perché è un Pantheon che ha ispirato tantissimo, cioè se vogliamo parlare per esempio di uno dei più grandi scrittori del Novecento, ossia Tolkien, ha Certo. preso le mani dal mondo norreno. Certo. Bene, allora c'è da fare una, giustamente dicevi, c'è da fare una distinzione tra vichinghi e norreni. I norreni erano il popolo, cioè quell'insieme di tribù che vivevano tra il nord della Danimarca e nel sud della Norvegia e della Svezia, che vivevano sostanzialmente lì. I vichinghi in realtà erano coloro che sulle Drakkar, ossia su quelle navi dalla forma particolare, venivano chiamate le navi lunghe, con le vele quadrate e con la testa di drago sulle prue, da qui il nome Drakkar. Certo. Che si spostarono da queste terre desolate, piene di ghiacci, e andarono in giro per l'Europa e anche in America. Cioè, in che periodo storico ci muoviamo? Ci muoviamo in un periodo storico molto breve, se consideriamo cioè, i periodi in cui sono vissuti i grandi imperi, no? Gli Egizi, gli imperi mesopotamici, i Greci, i Romani, cioè parliamo di periodi lunghissimi. Per quanto riguarda invece il mondo norreno, è un mondo che si sviluppa e si fa conoscere in circa 270 anni, Un ossia, nel... soffio, un sì, soffio. quindi sono stati brevi ma intensi. L'inizio convenzionalmente si fa partire nel 793 d.C., quando delle navi vichinghe approdarono sull'isola di Lindisfarne e diedero razzia, fecero una razzia della locale abbazia, scusate il gioco di parole. Ecco, io solamente appunto perché i nostri ascoltatori, magari più avvezzi alla storia del centro Europa, possano raccordarsi, è il periodo di Carlo Magno, ok? Esattamente, siamo in quel periodo lì. Quindi svilupparono la loro fama fino al 1066, quando Guglielmo il Conquistatore, nella battaglia di Hastings, sconfigge il re Harald, che viene convenzionalmente utilizzato come fine dell'epopea vichinga. Ma da dove deriva il termine vichingo? Perché molto spesso noi ci diamo, cioè, diamo per scontata una parola, però Certo. bisogna capire da dove deriva. Il Esattamente. termine vichingo ha un'origine piuttosto controversa, ma quello che tra gli studiosi è più consolidata è la traduzione, il termine deriverebbe dalla parola vik, che significa baia, a cui veniva inserito il suffisso ingr, okay, che era molto frequente nei nomi norreni. Quindi è molto probabile che il termine vichingo significa colui che va di baia in baia o colui che approda nelle baie. Allora, io Quindi... prima di addentrarci, magari a parlare del Pantheon e della Sì. società, ti chiederei quali sono le fonti attraverso le quali può essere ricostruito il mito norreno? Per quanto riguarda il mondo norreno, noi conosciamo veramente poco perché? Perché le loro tradizioni erano deputate agli scaldi. Chi erano gli scaldi? Gli scaldi erano dei narratori che andavano presso le corti dei re o degli jarl, che potremmo tradurre con conte, perché da jarl viene il termine earl, che poi significa conte. Gli jarl, cioè, che cosa facevano? Loro raccontavano, quindi avevano una forma orale della Cioè erano tradizione. delle specie di bardi, di trovatori. Esattamente. Per avere delle fonti scritte dobbiamo aspettare circa il 1222-24, quando Snorri Sturluson era un politico e un erudito islandese, forse il più famoso della sua epoca.
del Medioevo scandinavo, che fece? Decise di prendere e mettere su carta quella che era la tradizione del suo popolo. Quindi, in questo abbiamo, quindi da qui nasce l'Edda in prosa, ok, che era divisa in tre parti. La prima parte, divisa a sua volta in tre parti più un prologo, si chiama Gylfaginning, che significa l'inganno di Gylfi. Chi è Gylfi? Gylfi era un re svedese avvezzo alla magia. Allora, che cosa fa? Un giorno, travestito attraverso le arti magiche da vecchio, si reca ad Asgard. Però anche lì, e qui l'inganno, viene ingannato perché? Perché anche Odino è il dio della magia, Certo, no? certo. Delle arti magiche. E allora che cosa fa? Non, cioè, attraverso la magia si presenta a Gylfi nella sua triplice veste di alto, altrettanto alto e il terzo. Questi sono gli Magnifico. uomini di queste tre figure che compaiono davanti a Gylfi in questa stanza enorme. I due inizieranno a dialogare sull'origine del mondo, l'ordinamento, i grandi avvenimenti degli dèi e del Ragnarok. Che cosa succede? Appena si finisce, i tre più Sì. Gylfi iniziano a parlare del Ragnarok, scompaiono. Allora, in quel momento lì Gylfi si rende conto di aver parlato con Odino. Ecco l'inganno di Gylfi. Poi c'è una seconda parte nell'Edda che si chiama Skald Skaparmol. Cioè, il suffisso scold riguarda gli scaldi, no? E quindi è, diciamo, che è un vero e proprio manuale sulle origini delle Kenningar. Cos'erano le Kenningar? Le Kenningar erano delle metafore legate ai miti. Ah, Quindi, bellissimo. se uno non conosceva i miti, non poteva capire le Kenningar. Faccio un esempio banale. L'oro, tra i tanti nomi, l'oro è l'apostroforo, il metallo, era chiamato anche la tragedia di Sif. Sif era una dea, una simia, moglie di Thor. Okay? Perché viene chiamata così? Qui ci dobbiamo entrare, devo fare una piccola parentesi. Allora, che cosa succede? Loki, che è quello che combina i più grandi casini ad Asgard, fa uno scherzo. Prende, Certo. Sif era famosa per la sua bellissima chioma bionda, okay? Per i suoi capelli bellissimi biondi, che sembravano oro per quanto erano belli. Allora, una notte, Loki entra nella stanza di Sif e glieli irradia a zero. Ovviamente Thor, che cosa può fare? Si arrabbia come un matto, no? Ovviamente. E minaccia Loki di fargli di tutto, compreso di ucciderlo. Allora Loki che cosa fa? Spaventato da Thor, va dai nani, grandi costruttori di armi e gioielli, e attraverso la magia dei nani si fa costruire una parrucca magica fatta di capelli d'oro, che hanno una facoltà particolare, cioè una volta messi sul capo, hanno la facoltà di crescere come i capelli. Ecco che, legata a questo mito, l'oro diventa la tragedia di Sif, E perché certo. perde i capelli per colpa di Loki, e per lei è una tragedia. E certo. Affascinata, anche perché devo dire che noi abbiamo un po' concordato di non approfondire in questa sede, ma forse meglio, così possiamo fare un'altra magari puntata, le analogie col mito greco. Cioè, però Sì. la storia greca è molto più lunga di quella norrena, però dobbiamo dire comunque qualcosa su questa società prima di addentrarci nel Pantheon. Com'era la società norrena? La società norrena era una società, diciamo, abbastanza semplice, non era complessa nel suo svolgersi quotidiano. Sostanzialmente i norreni erano o contadini, quindi coltivavano la terra dove potevano, perché comunque dobbiamo andare sempre a visualizzare dove vivevano. Cioè, loro vivevano in una zona dove l'inverno era particolarmente rigido, perché vicino alla zona del Polo Nord, no? Quindi diciamo che la loro vita si svolgeva o in villaggi più o meno grandi, ma comunque forme di villaggio, non c'erano delle vere e proprie città, ok? Erano più villaggi anche un po' più grandi, ma sempre villaggi, oppure si svolgevano all'interno di fattorie indipendenti che erano delle vere e proprie unità abitative, dove c'era un gruppo di persone, perché
La società nordica si sviluppava soprattutto in quelle che nel mondo germanico chiamavano sippe. Cos'erano? In pratica era un agglomerato di persone legate dal sangue e da un patto di lealtà ferrea Dei clan. che, sì, dei veri e propri come i clan scozzesi o come le gens romane, ok? Quindi vivevano in questi gruppi e questi gruppi erano il nucleo della società. Quindi abbiamo una società contadina. Comunque il lavoro della terra era quasi sempre deputato alle donne e o agli schiavi. È una società fondata sull'allevamento degli animali. Quindi Questo era l'obiettivo. avremo culti agricoli e culti legati alla pastorizia. Sì, esattamente. Ora, come si chiama, degli dei ne sappiamo poco, proprio per questo fatto che ci sono solo due grandi fonti, letta in prosa e letta poetica. Però sì, ci sono due gruppi di dei, sostanzialmente, legati molto alla fertilità. Ora lo vedremo, magari ne parliamo. Quindi, dicevo, l'economia è basata sull'agricoltura e sull'allevamento. Nel tardo periodo, quindi già siamo intorno all'anno 1000, nel tardo periodo vichingo iniziano i commerci, ma perché? Perché i vichinghi si spostano, iniziano a razziare, creano degli stanziamenti nei luoghi dove vanno a razziare e iniziano i commerci con le varie zone. Quindi le navi vichinghe iniziano a commerciare tra vari paesi. La società era molto stratificata con un'organizzazione verticistica. Al di sopra c'era il re o un capo. Cioè c'erano vari regni, c'era il re poi, che aveva potere assoluto, poi anche se doveva comunque sottostare alle decisioni del Tink. Cos'è il Tink? Era l'assemblea degli uomini liberi, quindi una sorta di parlamento a cui erano sottoposti sia gli jarl che i re. Se il Tink decideva una cosa, quella doveva essere fatta, appunto. Al di sotto dei re c'erano gli jarl che avevano un potere un po' meno marcato rispetto ai re, ma comunque avevano una certa influenza su una porzione di territorio del Come dei regno. feudatari, diciamo, in qualche modo. Esattamente. Al di sotto degli jarl c'era la parte più importante, più influente della società norrena, ossia quella degli uomini liberi. Perché? Perché erano coloro che detenevano la vera ricchezza della società, perché erano maniscalchi, erano contadini, erano allevatori, erano commercianti, cioè erano coloro che detenevano veramente la più grossa fetta di ricchezza della società. Al di sotto degli uomini liberi c'erano gli schiavi. Gli schiavi non avevano diritti, cioè loro facevano i lavori più umili e più pesanti, però potevano essere affrancati e entravano a far parte a pieno titolo, una volta affrancati, entravano a pieno titolo a far parte della società norrena. Al di sotto degli schiavi c'era una categoria molto particolare, che erano i fuorilegge, coloro che non potevano, diciamo, scontare la pena pagando un risarcimento, cioè Ok. non a nessuno gli poteva dare più aiuto, dovevano abbandonare la famiglia, perché sennò la famiglia sarebbe caduta in disgrazia insieme a loro. Certo. No, i loro beni venivano confiscati, no, dovevano, dove, erano costretti a sopravvivere di quello che trovavano soltanto con i propri mezzi. In questo contesto le donne avevano una loro importanza. Questo è molto Perché? interessante. Sì, perché le donne norrene, a differenza delle donne continentali, erano molto più emancipate e privilegiate rispetto a quelle continentali, come dicevo. Perché? Ovviamente non erano sottoposte all'autorità del padre o del marito, questo purtroppo c'era Come in anche tutto il mondo, certo, c'è un lì. motivo Non anche, potevano c'è. partecipare all'attività politica o alle assemblee degli uomini liberi, perché era deputata solo agli uomini. Però c'è da dire una cosa, esse amministravano le finanze e i beni in assenza del marito, perché il marito andava a fare razzie, era lei che comandava Ok. e non poteva dire nulla. Nel momento in cui diventavano vedove, ereditavano, cioè non è che c'era il fratello del marito che si prendeva i soldi, Certo. loro ereditavano perché erano le spose di quel signore o quell'altro jarl o di quel contadino.
Uccidere una donna era visto come un reato particolarmente esecrabile. Quindi, così come venivano tutelate dalle attenzioni di natura sessuale. C'è una saga norrena che narra di questo episodio dove c'era questo guerriero che è tornato dalle razzie, inizia a baciare una ragazza. La bacia una prima volta, lei infastidita, una seconda, una terza, una quarta volta. Alla quarta volta lei si alza in maniera inorridita e ovviamente il tizio, per non diventare un fuorilegge, è stato costretto a pagare un risarcimento alla donna perché l'aveva infastidita. Certo. Anche nei matrimoni le donne potevano scegliere, nel senso, mi spiego meglio, ovviamente era sempre la famiglia a scegliere il marito per le donne, anche se, cioè, qui stiamo parlando di bambine che andavano dai 12 ai 15 anni e per, si sceglieva il marito. Però che cosa succedeva? Come Che se ovunque, per cui. a questa bambina, a questa giovane donna, il marito non andava bene, loro potevano rifiutarsi di sposarsi. Non è, e il matrimonio non si faceva. Ecco, molto Quindi, interessante, veramente, molto interessante. le donne erano sciamane e maghe, cioè una delle figure più importanti della religiosità e della spiritualità norrena è la vulva, che era una sorta di strega, la chiameremmo strega oggi, ma in realtà era, potremmo dire che era più affine alle curandere, no? Cioè era una donna che curava, era una donna che conosceva la magia delle rune e poteva applicarla. E gli uomini si chiedevano a lei di incidere il Vedvizir sulle prue delle navi. Il Vedvizir è un talismano chiamato anche la bussola di Odino, che serviva per trovare la giusta strada nella nebbia o nei mari sconosciuti cercava di, cioè se veniva incisa nella maniera giusta, portava alla giusta destinazione. Bellissimo, bellissimo anche questo. Ma allora una società che dà alla donna, ovviamente nei limiti dell'epoca e per ovvie ragioni, però le dà uno spazio di identità che non è Assolutamente. cosa, ecco, così scontata, perché ad esempio, vabbè, nel mondo greco il discorso è un po' complicato, però insomma, sicuramente fino a un certo momento non c'è neanche questo spazio identitario. È una società. E tra l'altro aggiungo non solo che dà alla donna questo spazio, questo respiro in più, ma che dà anche all'agricoltura un ruolo fondamentale. Il mito sarà fondato su un ricco Pantheon femminile. Quindi andiamo a parlare un po' del Pantheon Allora, norreno. se possiamo parlare del Pantheon, veramente ci perderemo. Io citerò gli dei più importanti, ok? C'è da fare una premessa. A differenza di quello che accade nel mondo greco-romano, che c'è una stirpe divina, quella è e quelli sono, ok? Nel mondo norreno abbiamo due stirpi divine, più una. Perché dico più una? Abbiamo la stirpe degli Æsir, che dimorano ad Asgard, ok? Gli Æsir sono gli dei legati più agli dei celesti, no? Quindi più legati ai fenomeni della natura. Poi Ok. abbiamo i Vanir, che vivono a Vanheim. I Vanir sono gli dei della fertilità legati all'agricoltura, come dicevi. Ci possiamo dare del tu, sì? Sì, c'è altro che. Ci possiamo dare, cioè, come dicevi tu prima. Questi sono gli dei legati alla fertilità, all'agricoltura, alla sessualità. Più uno perché? Perché poi abbiamo gli Ah. elfi Usce, okay? Che vi dimorano ad Alfheim, che è un altro di, nella mitologia nordica esistono, c'è una cosmologia di 9 mondi, okay? Non li dico qui perché hanno nomi impossibili da pronunciare, magari. Questi tre che ho citato, Asgard, Vanheim e Alfheim, sono i più alti, quelli che stanno nella parte più alta. Perché dico nella parte più alta? Perché questi 9 mondi sono uniti dall'albero cosmico, dal frassino cosmico Yggdrasil, L'Axis Mundi. che è custodito dalle 3 norne.
Urd, Verdandi e Skold sono le dee, non sono nemmeno dee, sono qualcosa di più, sono la personificazione del tempo. Beh, ricordano le tre Moire, tantissimo. Esattamente, o le Parche, sono la stessa identica cosa. Però c'è una cosa, cioè loro custodiscono Yggdrasil e custodiscono anche la fonte della saggezza a cui Odino deve sacrificare l'occhio destro per attingere. Questo è un altro mito. Allora, per quanto riguarda gli esuli, il più importante, l'abbiamo citato, è Odino. Egli rappresenta lo spirito guerriero per eccellenza, il dio dei guerrieri e dei principi. E le sue valchirie vanno sui campi di battaglia per scegliersi i guerrieri più valorosi, per portarli nel Valhalla e impiegarli poi, nella fine dei tempi, nel Ragnarok, appunto, che è il fato degli dei, per combattere contro le forze di Jotunheim, le forze soverchianti, le forze caotiche dei giganti, che sono di ghiaccio o di fuoco. Come la titanomachia greca. Mi dica, cioè, ci sono tantissimi... Credibile! Tantissimi... sì, questo tema, scusa se ti interrompo un attimo, poi riprendiamo, questo tema della lotta fra gli dei giganti è diffusissima, veramente, è un tema eccezionale. Esattamente, è qualcosa, cioè lo troviamo ovunque. Ovunque. Sino nella Bibbia, i giganti erano i figli degli angeli che si erano accoppiati con le donne umane, no? Sì, e quindi erano la stirpe dei giganti, nei figli, se ricordo bene. Sì, certo. Quindi abbiamo parlato di Odino. Odino è sposato con Frigga o Frigg, una tra le più importanti dee tra le Asinie, che sarebbero le donne Aesir, ok? Si chiamavano Asinie. È la dea della maternità e del matrimonio. Quindi quando ci si sposava si invocava Frigga, un po' come era, come si dice. Uguale, certo. Il più importante dio del pantheon norreno è Thor, non ne possiamo non parlare, no? Dio del tuono, colui che brandisce Mjolnir, cioè il fracassatore, il macellatore, no? E allora c'è da fare una distinzione tra Odino e Thor. Odino era il dio della classe nobile, okay, dei guerrieri. Thor invece era considerato il protettore di Midgard, cioè la terra, il recinto di mezzo. Letteralmente il recinto di mezzo, perché era colui che portava la pioggia, per cui i contadini, gli allevatori, cioè si votavano a lui, votavano a lui le loro preghiere affinché arrivasse la pioggia, perché lui difende i nove mondi dalle forze caotiche di Jotunheim, certo, un mondo da cui derivano i giganti, che sono le forze caotiche, cioè quello che non puoi controllare, non puoi determinare, quello che ti distrugge il raccolto, che è l'incendio devastante che ti distrugge la foresta. Certo, ecco. Certo. E quindi ovvio che la figura di Thor diventa fondamentale proprio per questa sua natura di portatore di fertilità. E a proposito di portatori di fertilità, abbiamo i fratelli Vanheim, cioè Freya e Freyr. Allora, c'è da dire una cosa di Freyr e Freya. Nel mondo da cui derivano, cioè Vanheim, i fratelli potevano sposarsi. Infatti loro sono marito e moglie, oltre che fratello e sorella. Quando vengono accolti ad Asgard, questa tradizione ad Asgard non c'era e furono costretti a divorziare e sposare altri dei. Freya e Freyr potremmo... cioè, nel mondo greco, Apollo e Artemide, no? Mi viene subito a pensare, no? Anche perché Freyr era venerato come il dio della bellezza, della fecondità, Freya invece era la manifestazione dell'amore sessuale, della bellezza e della seduzione, ok? Tutti hanno degli animali totemici, non sto qui a... cioè, Freya, per esempio, aveva i gatti, Odino aveva i lupi e i corvi, Thor aveva i capri, ognuno di loro aveva il loro animale totemico, quindi era caratterizzata questa cosa. Una figura su cui mi voglio soffermare è quella di Loki, il trickster di cui parlavamo prima. Perché è un trickster Loki? Perché Loki non fa parte né di Asgard né di Vanheim, ok? Lui è un di stirpe di giganti, però è stato esiliato dai giganti perché non era enorme, no? Aveva una statura normale e fu accolto da Odino ad Asgard. Loki ha una personalità molto ambivalente perché è scaltro, è il più furbo e il più intelligente tra gli dei.
è colui al quale gli dèi si rivolgono quando devono risolvere un problema. Cioè, famoso è l'episodio in cui un gigante ruba il martello di Thor, e allora loro si rivolgono a Loki per capire come poter recuperare Mjolnir. E allora Loki dice: ok, facciamo. Perché il gigante che cosa aveva detto? Aveva detto che avrebbe rilasciato Mjolnir in cambio cioè soltanto se Sif si fosse sposata con lui. Allora ovviamente Sif dice no, cioè, allora ti cambia la sua moglie. Allora Loki che cosa si inventa? Si inventa dicendo: ok, travestiamo Thor da sposa sì. E mandiamolo lì dicendo che abbiamo accettato le... Okay. E anche lì Loki dice: no, vabbè, guarda, per l'emozione di sposarti non ha mangiato per settimane, per cui adesso è affamata. È certo. Però Loki è quello che scatenerà Ragnarok, cioè lui darà il là all'episodio che scatenerà il Ragnarok, che sarebbe l'uccisione di Balder, il figlio di Odino, il dio più luminoso. Ma quindi sono mortali gli dei norreni? Dei norreni sono mortali, moriranno, ma perché? Nel mondo norreno, a differenza per esempio del mondo passatemi il termine, mitologia cristiana, nella mitologia cristiana che cosa c'è? C'è un tempo, l'inizio dei tempi, Dio crea tutto, poi c'è uno svolgimento dei tempi, serve per conoscere Dio, per adorarlo e prepararsi a che cosa? Alla fine dei tempi, certo. Punto. Finisce. Nel mondo norreno invece questa cosa non esiste. Il mondo si muove a cicli. Qualcosa deve morire perché qualcos'altro ne prende il posto. Quindi gli antichi dei moriranno nel Ragnarok, faccio un po' di spoiler, perché nuovi dei possano nascere. Esatto, per esempio, quando Thor morirà ucciso dal serpente cosmico Jormungand, il Mjolnir verrà ereditato dai suoi figli, quindi loro diventeranno i nuovi protettori di Midgard, i nuovi dei del tuono. E questi nuovi dei a che società fanno riferimento? Perché poi a un certo punto la società norrena scompare, no? Beh, se fosse continuato il paganesimo avrebbe fatto capo ai norreni. Il problema cos'è stato? Che a un certo punto c'è stata la cristianizzazione del mondo nordico, ok? E questo mondo è stato cristianizzato a forza, ma non perché si credeva realmente nel Dio cristiano, ma più che altro per questioni politiche. Cioè, non ha avuto, diciamo, il tempo, poi il mito, di andare a coincidere con nuovi sviluppi sociali. Invece i vichinghi perché scompaiono? Beh, i vichinghi perché... Allora, perché sono vissuti i vichinghi? Sostanzialmente perché vivevano in una zona... particolarmente impervia, parliamo della Scandinavia, parliamo dell'Islanda, quindi zone in cui c'erano 6 mesi di sole l'anno, anzi meno di 6 mesi, certo, di sole l'anno, certo. Terre ghiacciate, soprattutto per quanto riguarda l'Islanda, chiamata l'isola del ghiaccio e del fuoco, perché da un lato c'è una temperatura molto bassa, dall'altro è pieno di vulcani, no? Quindi stiamo parlando di territori che erano poco avvezzi all'agricoltura, per cui i norreni si sono dovuti spostare in nuove zone più fertili per poter coltivare, per poter allevare e poi con il commercio. Una volta che ci sono stati questi stanziamenti nella Britannia, in Francia, perché per esempio la Normandia deriva da normanni, cioè ci sono stati degli insediamenti normanni, certo, che hanno dato il nome a quel nord della Francia, a quella regione del nord della Francia. Quindi una volta che si sono stanziati in zone più fertili, in zone più avvezze alla loro economia, ovviamente non c'era più bisogno di andare a razziare. Certo. No? Invece diventava florido, si sono affacciati nei confronti dell'Europa continentale, quindi di conseguenza non c'era più necessità. Ovvio che c'erano quelli che hanno mantenuto l'arte guerresca, perché si hanno notizie di un contingente vichingo al soldo dell'imperatore di Bisanzio. Ah, interessantissimo. Quindi questo. Poi c'è anche la compagine religiosa, la cristianizzazione più o meno forzata, ha portato alla fine
degli ideali guerreschi incarnati da Odino, da Thor, certo, e dagli altri. Non erano più dei rispondenti a una nuova formulazione sociale. Allora, noi purtroppo dobbiamo rispettare i tempi, quindi dobbiamo avviarci alla conclusione. Però, siccome ci sono tantissime cose che non abbiamo detto, neanche di quelle che speravamo di poter dire, posso rassicurare chi ci segue che faremo un secondo appuntamento? Con piacere. Bene. Allora, chiudiamo dando qualche consiglio di lettura per chi non sa nulla e vuole cominciare ad approcciarsi a questo mondo estremamente affascinante. Allora, io per quanto riguarda i testi sulla società norrena, io mi sento di consigliare questo. Storia e cultura della Scandinavia, Gianna Chiesa e Snardi. Sì, per quanto riguarda il pantheon, quindi gli dei, approfondire le figure mitiche e anche gli eroi, di cui oggi non abbiamo parlato, ma ne approfondiremo magari. Assolutamente, assolutamente. Sempre di Gianna Chiesa e Snardi, sì. I nordici. Guarda, se riesci a spostarlo un po' più di qua, perfetto, i miti nordici, perfetto. Poi, se vogliamo parlare delle fonti, allora ho qui consiglio l'Edda di Snorri. Certo, certo. E poi il canzoniere eddico, qui si parla di Ragnarok, si parla, c'è Odino che dà degli ottimi consigli ad uomini per quanto riguarda la cosmogonia, la cosmologia e il vivere comune. Poi se mi permetti un altro testo che mi piacerebbe, altri due testi che mi piacerebbe consigliare per quanto riguarda gli eroi più famosi, c'è questo, il Beowulf. Ah certo, certo. E ovviamente i Nibelunghi. Il ciclo dei Nibelunghi, naturalmente. L'ultimo, e giuro che non è, che ce ne sarebbero tanti. Immagino. Visto che per ora va per la maggiore il serial Vikings, che tra l'altro seguo anch'io, devo dire la verità, ecco, la saga di Ragnar, da cui è preso, da cui il serial Vikings ha attinto per... Direi insomma una quantità di consigli che riunisce veramente per tutti i gusti, dalle cose più veramente classiche e immancabili a degli spunti di approfondimento mirati. Dunque io purtroppo devo cedere alle necessità che ci sono imposte, però sarei stata qui ad ascoltarti per ore, penso anche tutte le persone che ci stanno seguendo, che ci seguiranno. Io ti ringrazio tantissimo, do appuntamento ai prossimi eventi, avremo un evento con la dottoressa Rongioletti e poi a seguire stiamo definendo degli incontri che speriamo possano piacervi e continuare a tenerci compagnia, perché anche noi ci divertiamo naturalmente nel realizzarli. Grazie al dottor Angelo Indelicato per questo intervento, grazie a una prossima volta, grazie. Una prossima volta, buona serata.